domenica di avvento. Ormai giunti al termine di questo cammino, fra cinque giorni celebreremo la solennità della natività di nostro Signore Gesù Cristo, la memoria storica di questo evento che ha cambiato sicuramente eh, tutta la vicenda dell'umanità. Il testo evangelico che ci viene proposto è lo stesso testo che in questi giorni tante volte abbiamo avuto modo di meditare, e cioè dopo l'annuncio a Zaccaria che abbiamo ascoltato ieri, oggi l'annuncio a Maria. Questo testo in verità è stato già proclamato il giorno dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria ed è stata proclamata già anche durante le ferie di avvento. Non torneremo dunque sulla riflessione del turbamento di Maria di fronte all'annuncio dell'angelo, ma cercheremo di focalizzare la nostra riflessione su questa idea di Dio che prende la dimora in mezzo a noi, di Dio che manifesta la sua gloria dentro la storia di una famiglia, dentro la storia dell'umanità. Sì, perché questo nascere nel grembo di una donna, questo intervenire potentemente dentro la storia di una famiglia, vuol dire che Dio vuole prendere dimora in mezzo a noi, vuole stare in mezzo a noi. Dio vuole praticamente fissare la sua tenda in mezzo a noi. Vuole fissare, per usare un termine che era usuale nell'Antico Testamento, ma che tradurremo immediatamente, vuole stabilire la sua shekinah, cioè la sua gloria, la sua presenza. La parola gloria, la parola shekinah, in ebraico tradotta in italiano significa proprio presenza, la presenza di Dio in mezzo all'umanità. E da dove eh, diciamo così mutuiamo questa idea? La mutuiamo dalla prima lettura di questa domenica, quando eh, si narra la profezia eh, di Nathan, quando Nathan e il re Davide discutono su come era possibile o come dovesse essere possibile di costruire un tempio a Gerusalemme, un tempio dove far prendere dimora a Dio. E qui eh, direi che la lettura del testo del secondo libro eh, di Samuele eh, dice molte cose in proposito, va e di al mio servo Davide, così dice il Signore, forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti, cioè la parola di Dio a Nathan da riferire a Davide che aveva fatto il proposito di costruire il Tempio, qual è? Non sarai tu che mi costruirai un Tempio. Ma sarò io che mi costruirò un tempio in mezzo al mio popolo. Anche perché io ti ho preso quando pascolavi il gregge riferito a Davide e ti ho condotto fino a farti diventare re di Israele. Ma sono io che prenderò dimora presso di te. Sappiamo molto bene che la storia del popolo di Israele ha vissuto poi, non tanto per opera di Davide, ma quanto per opera di Salomone, la costruzione del Tempio di Gerusalemme. Ma sappiamo bene anche che questo Tempio è stato distrutto, così come poi sarà distrutto il Tempio di Gerusalemme dei, dei giorni di Gesù nell'anno 70 d.C. ad opera dell'Impero romano. Dunque l'abitazione di Dio in mezzo all'umanità nella storia non è un tempio fatto da mani d'uomo, tutt'al più il, i templi fatti dalle mani degli uomini sono i luoghi in cui ci si può radunare per poter lodare, ringraziare, benedire il Signore, così come accade d'altra parte nelle nostre chiese, ma il vero tempio di Dio, il vero tempio è L'uomo vivente e soprattutto il vero Tempio è Cristo, Signore, che entra nella storia dell'umanità e prende dimora dell'umanità. Lo Spirito Santo, dice il testo dell'Annuncio a Maria, scenderà su di te e su di te stenderà la sua ombra. Notate le. Concordanze con l'Antico Testamento, quando Dio prendeva dimora del Tempio di Gerusalemme, veniva descritto come una grande nube, sia il Tempio sia la tenda nel deserto, una grande nube che scendeva dentro il Tempio e dentro la tenda, con la sua ombra copriva tutto. La, la stessa parola che viene detta a Maria, lo Spirito Santo scenderà su di te e ti coprirà con la sua ombra, ma sarà una presenza definitiva, non sarà più la presenza di una nube che si abbassa e si rialza, non sarà più una scechina, una presenza della gloria quasi temporanea, ma sarà una presenza definitiva, sì, perché Cristo rimane sempre in mezzo a noi. Cristo è sempre presente fra di noi. Cristo nato, concepito e generato nel grembo della Vergine Maria, rimane sempre in mezzo a noi e ha preso la dimora in mezzo a noi. Ma ciò che è importante da capire è proprio questo stare di Dio con noi. Ecco perché la parola che viene detta nell'annuncio a Giuseppe, nel, te, nel testo di Matteo, è che lo chiamerai Emmanuele. La parola Emmanuel, sempre nella lingua ebraica, significa proprio Dio con noi, Dio che sta in mezzo a noi, Dio che non si allontana mai da noi, Dio che è sempre presente in mezzo a noi. E allora, carissimi fratelli, carissime sorelle, dobbiamo avere questa certezza che Dio è presente in mezzo a noi anche in questo tempo, anche in queste fatiche di questi mesi, di questi giorni. Non dobbiamo disperare perché Dio è in mezzo a noi, Dio non ci abbandona mai, Dio è sempre presente ed è sempre pronto a rispondere alle nostre richieste al nostro desiderio soprattutto che lui rimanga con noi e ci sostenga e ci dia forza per continuare in questo cammino. La Vergine Maria che ancora una volta oggi ci viene riproposta come la donna del sì, come la donna dell'eccomi, come la donna che è pronta a mettere in atto l'annuncio e la parola che gli viene rivolta, possa essere la nostra Mamma del cielo che intercede continuamente per noi e che ci dà questo coraggio, che ci dà questa disponibilità, così come per lei e per tutta l'eternità il suo figlio Gesù è stato l'Immanuel, il Dio con lei, anche per noi possa essere l'Emmanuel, il Dio con noi.